Ciao e benvenuti a un altro video tutorial di riciclo della plastica. Oggi faremo un lavoretto per Pasqua. In particolare faremo un cestino portauova con questo flacone di ammorbidente. Prima cosa togliamo l'etichetta. Lo mettiamo in piedi, tagliamo una striscia di carta, io ho riciclato un foglio di un vecchio quadernone all'altezza circa di 9 cm, avvolgiamo tutta la parte sotto del flacone e prendiamo il segno con il pennarello. Adesso ripassiamo qui proprio vicino a questa parte la prima striscia del fustino stesso. E la terza. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Queste due strisce ci serviranno per fare poi il manico del nostro cestino. Ora ritagliamo. E adesso seguiamo per bene, ritagliamo per bene sopra il segno lasciato dal pennarello. Tagliamo qui il manico all'altezza poco prima del collo del flacone, anche dall'altra parte. E continuiamo a ritagliare seguendo il segno del pennarello. Puliamo il flacone e andiamo ad accostare queste due parti, le facciamo accavallare un paio di centimetri e poi con un punteruolo facciamo due fori per poterli legare poi insieme. Con ago e filo grosso come il tipo per uncinetto e andiamo a cucire insieme. Tagliamo il filo. Adesso per decorare questa parte del cestino andiamo a fare due fiori sempre in plastica da due pezzi che ho recuperato da altri flaconi. Io ho scelto arancione e giallo che mi piacciono come colori pasquali, ma voi scegliete quello che avete a portata di mano, non ci sono problemi. Li ritagliamo.
Ecco fatti due fiori, adesso col punteruolo gli facciamo due fori vicini, come se fossero dei bottoni. E andiamo a cucire due piccole perline. Facciamo due fori piccolini e vicini anche sul flacone e altri due più in là. Iniziamo a cucire i fiori del nostro cestino. Dal foro all'interno mettiamo nel foro del fiore, infiliamo la perlina, lasciamo un po' di filo all'interno, mettiamo l'ago nel secondo foro del fiore e nel secondo foro del fustino e leghiamo tutto all'interno. Con un doppio nodo. Tagliamo il filo all'interno e facciamo la stessa cosa col secondo fiore. Ecco qui. Adesso andiamo a tagliare un pezzetto di questo che ho notato è troppo lungo e tende a sollevarsi. Lo tagliamo un pochettino più vicino alla cucitura. Arrotondiamo gli angoli. Ecco così. E adesso dentro non resta che metterci la paglia. Un altro po' di paglia colorata, se vi va, se vi piace l'idea. Gli ovetti di cioccolato, magari anche un bel pulcino. Ecco pronto il nostro cestino di Pasqua. Continuate a seguirmi su Facebook, su Pinterest e su Instagram e se questa idea di riciclo per Pasqua vi è piaciuta mettete un bel like. A presto e buon plastica a tutti!